Buongiorno. Come sapete, pochi minuti fa è stata firmata una nuova ordinanza dal presidente della Regione Lombardia che comporta qualche significativa novità anche per il nostro comune, per questo ho scelto di parlarvi direttamente così. Per quanto riguarda le scuole, come sapete, sono chiuse tutte da domani mattina, a partire dalle scuole materne, del primario dell'infanzia. Sono d'accordo con la dottoressa Bilaghi che ho già sentito, la preside del nostro istituto comprensivo, che non appena sarà pronta la circolare che trasmetterà alle famiglie, me la farà avere e la pubblicheremo anche sulle pagine social del comune. E comunque i genitori sono, questo per dare una maggiore visibilità, comunque i genitori sono già abbastanza organizzati nella trasmissione delle comunicazioni. Per quanto riguarda le novità più importanti dell'ordinanza, mi pare di dovervi segnalare invece, oltre al fatto che non si potrà più accedere alle seconde case, soprattutto non sarà consentito fare visita ad altri, quindi dice l'ordinanza, che non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate, ubicate nel territorio della regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità. L'altro punto che ci riguarda in particolare riguarda l'accesso agli esercizi commerciali che dovranno avvenire soltanto da una persona per nucleo familiare, fatta salva la necessità di portare con sé i bambini perché ad esempio non c'è nessuno che te li cura, gli anziani o i disabili ovviamente. Però quando andiamo a fare la spesa dovremmo essere da soli, ma soprattutto, e dopo mi organizzerò con la polizia locale. Ritornano ad essere chiusi i parchetti, più o meno come l'anno scorso, quando vi ricordate che avevamo dovuto chiudere tutto. Quindi, da domani mattina, da questa sera, già ci attrezzeremo per chiudere i parchi che potranno essere utilizzati soltanto da persone disabili. A questo punto mi viene da dire, solamente i giochi, quelli che sono rimasti accessibili del parco inclusivo di Villa Raverio. Dico così perché dopo che abbiamo posto le telecamere adesso procederemo anche a sistemare il parco inclusivo, ovviamente, ma prima dobbiamo ricalibrare le telecamere. Quindi, appena arriva l'ordinanza, la circolare, scusatemi, i nidi rimangono aperti, ecco, ci sono le domande, i nidi rimangono aperti, nidi e micronidi rimangono aperti. Dalla paritaria dell'infanzia, da quello che una volta chiamavamo asilo, in poi sono chiuse le nostre scuole, tutte. Quindi tutte le scuole che ci sono sul territorio sono chiuse, tranne il nido comunale e le paritarie che offrono il servizio del nido. Sul centro sportivo non dice niente, dice le aree dello sport ma riferite ai parchetti, perché dice non è consentito l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport. A mero titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi da basket, area skate, all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità. Poi bisognerà capire meglio se anche lo sport deve fermarsi. La sezione primavera, sinceramente, non so se è inquadrata come. Allora, la sezione primavera, secondo me, scuola è primaria dell'infanzia, quindi. Parere personale, su due piedi così, direi di sì, che devono chiudere. I figli possono. Allora, i bambini disabili possono andare a scuola lo stesso, ho sentito appena adesso la dottoressa Bilaghi, essendo arrivata l'ordinanza oggi per domani, bisognerà organizzarsi per il trasporto, lo dico subito. Ai genitori per portare i bambini a scuola, anche perché da oggi per domani siamo in difficoltà. Io non ho ancora parlato perché sono ovviamente in pausa pranzo con le persone che gestiscono nel comune questo tipo di servizi, ma dobbiamo organizzarci di corsa a questo punto. Comunque, per i bambini disabili che frequentano le nostre scuole, la Biraghi mi ha già detto che rimarranno aperte per i bambini disabili, ovviamente, e per i laboratori, quindi bisognerà organizzarsi con la scuola, soprattutto per quanto riguarda il trasporto, perché è evidente che con tutte le scuole ferme, 350 bambini che usano il nostro trasporto che non vanno, la cosa più saggia da fare in questo momento è sospenderlo.
perché ricordo, per la nostra comunità il trasporto ha un costo rilevante. I genitori contribuiscono per circa 100.000 euro di rette, la regione per circa 100.000 euro, il comune per oltre 200.000. I centri per i disabili rimangono aperti perché non è fatta menzione all'interno dell'ordinanza. È un arancione rinforzato, quindi non siamo ancora in zona rossa quando praticamente chiude tutto. Quello che c'è di diverso rispetto al solito è la tempestività, per cui arriva adesso, praticamente in queste ore, per domani mattina, perché entrerà in vigore da questa notte. I negozi rimangono aperti, l'unica cosa che cambia è l'accesso, cioè si deve andare una persona sola per famiglia, non si può più andare, ad esempio, in coppia a fare la spesa. Per fare il tampone direi che sì, è una delle questioni di necessità per cui lo si accompagna, assolutamente sì. Vi do un altro dato che ci fa capire un pochino però più nel dettaglio verso cosa stiamo andando incontro. Come sapete il drive-thru, esatto, i negozi aperti, scuole chiuse tranne nido, il drive-thru che abbiamo al centro sportivo ultimamente aveva poche registrazioni e quindi si faceva CFB, aveva organizzato gli appuntamenti su scala bisettimanale, quindi una settimana sì, una settimana no. Da questa settimana abbiamo ripreso a farli tutte le settimane, perché sono risaliti i contagi. Sono risalite le richieste, scusate, oltre che i contagi, sono risalite le richieste per i tamponi. I nonni possono accompagnare i nipoti a scuola di musica, penso che anche la scuola di musica verrà chiusa, quindi il problema si risolve così. Penso di aver capito chiaramente a quale scuola di musica si fa riferimento, perché è la nostra. Dovrei uscire dal comune per la visita immobiliare. Ecco, questi sono tutti i dettagli poi che diventano difficili, perché qua dice che non si possono raggiungere case abitate. A questo punto viene da dire se la casa è vuota, sì. Nel ciclo di casa spero ci sia la stessa attenzione verso gli anziani che restano in giro per vie e piazze. Dopo un anno siamo tornati punto a capo. Sinceramente, per i ragazzi sono molto preoccupato anch'io. Questo pomeriggio ne vedrò alcuni. Se avete sentito anche le notizie di ieri, per quello che è successo ad Esio, ma era successo anche a Seregno, era successo anche a Bollate, è successo anche a Besana. Qual è la domanda riferita ai figli? Se i figli possono andare dai genitori? Se sono anziani, bisogna portargli la spesa e hanno bisogno di assistenza, sì, perché direi che è un motivo grave. La discarica rimane aperta per ora, non si facendo su questo tipo di servizi. Direi che la parte grossa dell'ordinanza riguarda le scuole e riguarda gli spostamenti. Sul municipio si fa riferimento a un altro decreto e quindi dobbiamo vedere se dobbiamo regolare di nuovo gli accessi. Adesso, dopo lo guarderò con più calma con il segretario, che ripeto, lui in questo momento è andato a pranzo. Quindi anche su questo, se ci sono delle modifiche per tutti gli appuntamenti, magari facciamo un colpo di telefono, diamo un'informazione attraverso i social, quindi, e attraverso il sito del comune. Il servizio WhatsApp ha avuto un problema, nel senso che c'erano troppi iscritti, è andato un po' in fusella il telefono che lo gestiva e quindi adesso stiamo rimodulando tutto. Non dice sulle limitazioni per fare la spesa nel comune. Ricordatevi che siamo in zona arancio, quindi vale anche il DPCM relativo alla zona arancio, quindi non si può uscire dal comune. I nonni possono andare in altro comune per curare i nipoti. Allora, in teoria, ecco, questo è un problema, perché se i nipoti non vanno a scuola e i genitori lavorano, qualcuno li deve curare, quindi mi verrebbe da dirgli sì. Però effettivamente ci troviamo di fronte di nuovo a tutte le difficoltà che abbiamo avuto l'anno scorso. Nel pomeriggio io aiuto dei bimbi con problemi di apprendimento nei compiti, le consiglio di farlo a distanza, so che molti lo fanno, so che è possibile farlo perché ci si riesce, se riescono i bambini a seguire, se vengono aiutati magari da mamma o da papà. Potrebbe essere una buona idea. So che tanti lo fanno, un po' come farla dad, anche per le ripetizioni di fatto.
Va bene, se non ci sono altre domande, una volta che avremo definito i dettagli magari dei trasporti, della chiusura dei parchi, ci risentiremo. Volevo dirvi, il grosso dell'ordinanza riguarda questo. Le scuole sono chiuse, non ci si può spostare né per andare a trovare altre persone né per raggiungere la propria seconda casa. I parchi sono chiusi e infine negli esercizi commerciali si può entrare una persona appartenente al nucleo familiare alla volta. I centri disabili rimangono aperti. Se si fa, no, se si fa riferimento al nostro, quello di Villarero, sicuramente sì. Visite mediche per motivi di salute si può sempre uscire. Se il comune non c'è un negozio che ripara i cellulari, penso proprio di sì. Le visite per la salute si può sempre uscire. Poi mi sono perso qualche domanda perché sono diventate tante. I centri disabili direi che è importantissimo, quindi si rimangono aperti. Va bene, quindi se non ci sono altre. Quanti contagi abbiamo a Besana, per favore? Allora, vi estraggo il dato di oggi perché non ho ancora avuto il tempo di farlo questa mattina. Eravamo a 60 l'altro giorno, come non so se avete visto, ho fatto un post. Per le visite mediche ci si può sempre spostare, questo sì, mi pare il minimo. Eravamo a 60, vuol dire che eravamo passati da 40 a 60, significa il 50% in più in pochi giorni. Lavoro di consulente per network, posso uscire dal comune? E beh, per il lavoro si può sempre uscire. Se facciamo così, aggiorno i dati più tardi e poi li ripubblico. Comunque non siamo lontani, essendo passati il dato dell'altro giorno era questo. Lo sport? No, non ancora. L'ordinanza non viene esplicitato, anche se bisogna sempre tenere a incrociare l'ultima ordinanza e il DPCM sull'arancione. Beh, no, sull'arancione restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema e centri sportivi. Però sappiamo, ad esempio, questo ce lo comunica la Polisportiva abbastanza di frequente, che alcune gare che hanno rilevanza nazionale sono autorizzate dalle varie federazioni vengono comunque mantenute. Quindi da quel punto di vista ogni categoria sa come gestirsi, se nella zona arancione i centri sportivi sono chiusi. In questo momento noi siamo in zona arancione. Adesso il mio computer, essendo vecchiotto, va in palla se cerco di aprire un file mentre tengo aperto queste cose, quindi vi aggiorno più tardi. I bambini fuori del comune per andare al lavoro, penso proprio di sì, perché altrimenti non te li tiene nessuno. Può portare la bambina da curare a me, che sono di Besana. Stessa cosa che stavamo dicendo prima. Un attimo che apro. Quindi va bene, è uscita ora la circolare dell'istituto. Bene, se la Biraghi me la invia. O se me la inviate voi anche, vi ringrazio, così la pubblichiamo anche sulle nostre pagine del sito, così rimane più evidente e anche la comunicazione rimane più capillare, anche se i genitori hanno la possibilità, come dicevo prima, di essere più informati. Vi ringrazio, ci risentiamo più tardi quando sono riuscito a estrapolare da questo PC i dati. Teniamo duro, teniamo duro, ancora per un po', e cerchiamo di essere responsabili e diligenti. E soprattutto lo dico ai genitori che hanno i figli in età adolescenziale, di spiegare loro che devono rispettare di più le regole e non devono comportarsi come se nulla fosse per loro. Mi rendo conto del disagio, sono particolarmente preoccupato nei confronti dei ragazzi, soprattutto di età adolescenziale, sinceramente.
Però devono capire anche loro che sta succedendo quello che sta succedendo, dobbiamo essere forti e responsabili, almeno noi, per quello che stiamo vivendo. Quindi per favore, lo dico soprattutto ai genitori dei ragazzi adolescenti, parlategli e fategli capire che si può vivere anche in questo momento difficile, però con un po' di sale in zucca. Grazie, a presto.